Il territorio della Brianza è particolarmente ricco di associazioni che si occupano di volontariato, impegnate a sostenere tutte quelle persone che si trovano in una condizione di difficoltà. Da un censimento compiuto dal Centro Sociale per il Volontariato, in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, osserviamo che nella nostra provincia sono presenti ben 292 organizzazioni no profit, che coinvolgono in totale 12.500 persone. Il 40% di queste associazioni si occupa di assistenza sociale, consegnando a chi vive ai margini della società gli strumenti per migliorare le proprie condizioni di vita. Queste non sono attive esclusivamente sul territorio nazionale, ma anche all'estero, operando nelle regioni più povere al mondo. Abbiamo voluto presentare degli esempi concreti di queste realtà, intervistando alcune persone residenti nella nostra zona che hanno dedicato parte della loro vita al volontariato. Carlo Giorgetti, noto imprenditore di Meda, è una persona eccezionale. Dopo una tragedia familiare terribile, il rapimento e l'uccisione del figlio Paolo, sedicenne, il 9 novembre 1978, ebbe la forza di reagire, trasformando il suo dolore in un'importante opera di bene. Infatti si impegnò nella fondazione dell'associazione di volontariato Amici di Tanghetà. Cosa l'ha spinta a fare una così grande opera di bene dopo un così tragico evento? Quello che è successo a quel fatto lì mi ha veramente sconvolto la vita, ci ha sconvolto la vita. A tutta la famiglia, mi ero messo in mente di fare in memoria di Paolo qualcosa. E allora vedo c'era Don Sergio. E allora questo frate, missionario in Africa, Don Sergio, lui dice: guarda, mi è scoppiato una cosa di bambino e stanno morendo bambini a centinaia, a migliaia. E gli chiede: ma avrei bisogno una piccola pediatria, qualcosa, perché non so dove metterli. Dopo alcuni mesi ci ha convinti ad andare giù a vedere, siamo partiti con mia moglie, abbiamo visto disastro. Siamo andati in faccia con mia moglie e mi ha detto, facciamogli qualcosa. Come è organizzata la sua associazione? Vorrei dire che l'associazione è più quasi Brianzola, con tutti i Brianzoli. Amici, non amici che mi conoscono e hanno dato. Ho cominciato a fare delle cene, andata a 50, arrivare a 100, 150, 250 e a raccogliere dei fondi. A un certo momento abbiamo avuto anche le nascite. Insomma, vive su questo. Pensa che l'aiuto all'Africa possa risolvere o attenuare il problema delle migrazioni? Io penso di sì. A tale età, quando sono andato io la prima volta non c'era niente, capanna di paglia, non c'era luce, non c'era acqua, adesso c'è l'acqua. Hanno trovato lavoro giù, 325 persone lavorano in ospedale, ma dopo hanno creato il ristorantino a loro modo, insomma si è sviluppata in una maniera diversa. Giovanna Frare è una dei principali esponenti dell'associazione di volontariato Le 4L, che agisce portando aiuti e costruendo nuove strutture per la popolazione della Tanzania. L'associazione, fondata dopo aver potuto osservare direttamente le condizioni disumane in cui vivono queste persone, è in continuo sviluppo e si prospetta molti progetti per il futuro. La nuova associazione che si chiamerà Le 4L, perché c'è un proverbio swahili che la Leo li tende Leo. Sono quattro parole che iniziano per L, che significa fai oggi quello che puoi fare oggi. E cosa si occupa la sua associazione in particolare? Allora, la priorità è quella di fare in modo che i bambini possano frequentare la scuola, quindi abbiano una prima scolarizzazione. Altre cose che abbiamo fatto è stato costruire un gabinetto con la turca e un angolo per fare la doccia. La terza cosa, li abbiamo aiutati a piantare delle banane, mango e papaya per l'autosostentamento, perché loro possano autosostentarsi e iniziare anche a vendere, quindi poter aprire successivamente tra un po' un negozio per la vendita. E la quarta cosa è
un reparto pediatrico di un ospedale già esistente. Abbiamo affiancato a questo ospedale già esistente un reparto pediatrico. Quali sono i progetti futuri? Il progetto futuro è quello di riuscire a costruire un pozzo d'acqua, un pozzo per avere l'acqua, perché abbiamo capito che la cosa fondamentale è questa, avere l'acqua e iniziare poi con dei pannelli fotovoltaici a poter fornire l'elettricità, che sono le due cose basilari che mancano. I finanziamenti arrivano solo dall'Italia o anche dall'estero? Allora, i finanziamenti arrivano da una rete di amici che si è costruita intorno a me, a dei miei amici, e alcuni vivono anche all'estero, però non sono finanziamenti che arrivano né da enti pubblici, né da banche, né da niente del genere. Regolarmente noi facciamo un paio di eventi all'anno, che sono delle cene per trovarci, per scherzare, insomma. Francesca e Marianna sono due studentesse universitarie che ci hanno raccontato la loro esperienza di volontariato. Nel 2017, grazie all'associazione NPH, hanno avuto la possibilità di fare un viaggio in Honduras per lavorare come volontarie presso un orfanotrofio. Entrambe sono d'accordo nell'affermare che questa esperienza ha dato loro una prospettiva più ampia ed alcune realtà sconosciute a molte persone. Raccontateci la vostra esperienza. Nell'estate della quinta superiore siamo partite con un gruppo di all'incirca 15 persone. Insieme all'associazione NPH di Francesca Rave ci siamo recati in Honduras, in un orfanotrofio in cui appunto avremmo dovuto portare gioia a dei bambini, e vivevamo in questa casetta, sì. Molto spartana, esatto. Insomma. E di giorno ci occupavamo di diversi compiti, come ad esempio cucinare, oppure fare i compiti con i bambini o anche semplicemente giocare. E a volte è anche difficile perché comunque noi non sapevamo parlare molto bene lo spagnolo, quindi magari ti raccontano qualcosa di difficile di quello che hanno passato, perché tanti hanno storie comunque dure alle spalle, e la mia più grande difficoltà è stata cercare di relazionare, cioè io capivo quello che lei o lui intendeva dirmi, però a volte era difficile riuscire a rispondere, dare una risposta sensata in questa situazione, però è stata comunque una bellissima esperienza. Uno dei momenti più toccanti è stato l'ultimo giorno prima di partire, perché io in Honduras avevo appunto portato due paia di scarpe e erano praticamente distrutte, le avrei buttate se le avessi riportate in Italia, avevo deciso quindi di lasciarle a due bambini, e il loro sorriso è stato sicuramente uno dei sorrisi più belli che io abbia mai potuto vedere, perché erano super felici di poter ricevere delle scarpe nuove. Yeah, 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 yeah